Insieme a noi e con noi stanno lottando davvero tanti personaggi importanti e famosi. E oggi con noi abbiamo Alessia Fabiani che ci racconterà la sua fantastica storia di vita con gli animali e ci lancerà il suo personalissimo appello contro l'abbandono. Ma prima di questo, vediamo cosa ci consiglia Giordana. Che bella questa pettorina, qua è elastica, qua possiamo sganciarla tutti e due i lati, qui anche imbottita. Ah, ma sono ancora in onda! Bentornati nello spazio Croce S.P.A. Oggi volevo parlarvi della ciotola rinfrescante, un oggetto davvero semplice da utilizzare. Basta infatti rimuovere il corpo centrale e posizionarlo in freezer per almeno un'ora. Dopodiché riposizionatelo correttamente e riempitelo d'acqua. In questo modo il vostro cane o comunque il vostro amico a quattro zampe potrà dissetarsi gustando dell'ottima acqua fresca. Inoltre oggi volevo parlarvi del pratico selfie clip, un oggettino davvero simpatico e utile per scattare delle foto in compagnia dei propri amici a quattro zampe. Basta infatti posizionare correttamente l'oggetto sul proprio schermo del telefono e scattare la nostra foto. Per altre utili informazioni vi invito a visitare il sito di Croci www.croci.net/it. Io vi do appuntamento settimana prossima, dove insieme vedremo tanti altri oggetti utili direttamente dalla collezione estiva di Croci. Credo una cosa, credo che le bestie vere siano non appunto gli animali e in genere tutti gli animali che sono su questo pianeta, ma gli uomini, comunque l'uomo che abbandona l'animale, perché credo non ci sia una crudeltà peggiore per pagare il proprio ego, quindi magari di averlo avuto, di dire di averlo avuto, magari per fare qualche foto, per scattarsi qualche selfie, piuttosto che goderne un po' e quando non piace più, appena c'è la minima difficoltà, abbandonarlo e lasciarlo per strada. Per me dovrebbe esserci una pena gravissima per queste persone, e molto molto più grave che rispetto a tantissimi altri reati. Quindi il mio appello è veramente sofferto, studiato, e sofferto nel senso che non bisogna assolutamente privarsi di questi piccoli affetti che comunque anche per poco ci hanno fatto sentire meglio di qualsiasi altra persona, perché comunque con il loro sguardo e la loro innocenza, un po' come i bambini, non hanno fatto nulla. Quindi è triplicamente grave la pena, dovrebbe essere triplicamente grave. Allora, io ho avuto sempre animali domestici, soprattutto cagnolini. Il mio primo cagnolino si chiamava Toquinho, in onore al cantante brasiliano Toquinho e Vinicius de Moraes, invece era mio gatto. E anche il gatto, appunto, questo certosino di colore grigio, che mi hanno accompagnato, diciamo, quasi per tutta la mia adolescenza. Il rapporto è stato bellissimo perché li ho amati infinitamente, diciamo che erano praticamente i miei compagni anche di dialogo, ecco, quindi ci parlavo quasi, erano quasi umani per me. Ringraziamo Alessia Fabiani per la sua personale testimonianza, fatta veramente con il cuore.